Ciao a tutte! Ci siete? C'è qualcuno? Sto provando a fare una diretta. Vediamo un po' se qualcuno mi risponde. Intanto vi faccio vedere quello che avevo registrato. Scusate, ma qui per me è tutto nuovo, quindi sto cercando di capire quello che mi scrive sul testo Facebook per la diretta. Intanto vi mostro quello che avevo registrato su Instagram, che Instagram fa vedere un minuto solo di lavoro, quindi per caricare quei 4 minuti di video ho dovuto dividerlo. Quindi spero che comunque sia utile in qualche modo. In ogni caso vi rimostro qui come farlo. Allora, ho preso semplicemente della pasta porcellana e l'ho colorata di un lilla chiaro. Ho tagliato questi fili di metallo e gli ho fatto un'asola. Non riesco a rispondere a tutti, non riesco a scrivervi mentre registro. Ciao Anna. E fatta quest'asola semplicemente con le pinze, queste qui tonde, andiamo a metterci un pochino di colla e prendiamo il nostro pezzettino di pasta, lo lavoriamo di nuovo una volta tolto sotto al bicchiere. Uso il bicchiere per comodità, per non usare una bustina o la pellicola, così mi mantiene sempre la pasta fresca senza che si asciuga. Faccio la mia gocciolina, questa qui, e la inserisco sul cappiolino. Dopodiché pizzico la parte bassa e la faccio aderire alla struttura. Questa si è un po' rotta. Sto cercando di leggere quello che mi scrivete. Ciao. Ciao Rosa. Poi ditemi se si vede, se si comprende, se non è che mi piace tanto parlare, comunque se preferite ascoltare la mia voce ve la faccio sentire. Allora, questo è venuto un po' male perché come vedete si sta aprendo qui la pasta, però nessun problema. E prendiamo la nostra penna riempita d'acqua e la andiamo a bagnare per benino e la lisciamo. Così questa fessuretta si sigilla e non tenderà ulteriormente ad aprirsi. Mi prendo il ferretto e gli do, e come vedete, una leggera lisciata, così la crepa è andata via. Poi con la parte questa qui curva ho creato queste divisioni, ne ho create tre, per simulare appunto un bocciolino. Questi sono carini da fare anche quando dovete riempire dei piccoli bouquet o insomma un riempimento veloce senza troppo impegno. Poi faccio delle piccole lineette su ogni spazio come per simulare un po' le venature del petalo. Non riesco a leggervi però. Ah, eccovi qui, vedi com'è. Ciao Loredana, ciao Maria Rosa, ciao. Ciao Beffi. Antonella, ciao. Paola, ciao. Che carine. Lisa, ciao. Luisa, ciao.
Oh, Laura, che piacere! Ciao Manuela, che bello, mi fa piacere, ce ne siete di persona allora a vedermi a quest'ora. Che è pausa pranzo? Vabbè, quindi è facile, no? Che dite? Si può fare questo bocciolo? Colla, piccolo cono a goccia qui, inserito, questo si è un po' asciugato e pizzicato. Poi mostratemi anche i vostri lavori, cioè quando è, se fate dei piccoli boccioli, metteteli le vostre foto anche sotto al qui a questo video o mi taggate come preferite. Volevo fare la diretta dalla mia pagina Cigno Creativo, ma non, Facebook non lo so, non lo fa fare. Cercherò di diventare un pochino più tecnologica, ma dovrei avere tanta pazienza perché non lo sono. Anzi, ne approfitto e ringrazio Pamela per questo splendido cavalletto che mi dà l'opportunità di fare queste dirette e successivi video. Pamela Rinaldelli, che presso il suo negozio potete trovare la pasta, potete trovare gli attrezzi, potete trovare i pigmenti e tantissime altre bellissime cose. Questo si è un po' asciugato, ma vediamo se lo usiamo lo stesso. Sono bellissimi questi attrezzi della Cerarta. Oggi vi faccio vedere come utilizzare questo qui a spillone. Prossima volta vi faccio vedere gli altri. Che è tutto un set. Eccolo qui. Ve lo mostro. Guardate che meraviglia. Il regalino del mio moroso. Ci sono anche queste punte dove potete utilizzare anche il retro. Poi ci sono questi qui che sono bellissimi. Io ne trovo uno più bello dell'altro. Guardate che spettacolo. Poi la pasta non si attacca. Cerarta. Se avete qualche domanda, io provo a rispondervi, però se no vi risponderò dopo. Voi scrivete e vi rispondo dopo, perché qui non riesco a capire come funziona. Elena, ciao! Allora, vi faccio rivedere di nuovo. Allora, quindi prendo dei fili che ho finito. È un filo sottile. Io ho usato il bianco perché tanto non ha importanza nella mia composizione, non si vedrà. Però se voi volete potete utilizzare i fili verdi. Non so dirvi che diametro abbia questo filo, comunque forse sarà un 0,7, 0,7 e se questo è un 0,4, quindi insomma dovrebbe essere così, se no qualcosina di meno. Non so se riuscite a vedere. Quello verde è uno 0,4, quello bianco credo, ma non sono certa, dovrebbe essere uno 0,7 o giù di o meno, insomma. Comunque, con questo filo qui ho realizzato la struttura per i miei boccioli. Quindi tagliate. Guardo lo schermo e guardo qui, mi si stanno a incrociare gli occhi. Quindi tagliate dei pezzi e poi vi fate l'asola. Quindi semplicemente, aspettate che la rifaccio, l'ho spostata in inquadratura, semplicemente piego così e viene questa piccola asola. In modo tale che quando mettiamo la pasta non venga via, perché comunque anche quando si asciuga e mettiamo la colla, se non c'è questo piccolo uncino, rischiamo che si possa sfilare. Non è obbligatorio, dipende da ciò che bisogna realizzare. Anche perché per alcuni fiori non.
Cioè non viene comodo fare quest'asola. E qui lo faccio direttamente a tutti quanti. Così, in un'unica botta ho risolto. Ok. Vediamo se riesco a leggervi. Ehi, ciao Amalia, quanto tempo! Mi fa piacere vederti, o meglio, leggerti qui. Ciao Natalia! Ci dobbiamo incontrare prima o poi, ma stai lontanissimo da me. Ciao Pamela! Allora, quindi, la colla dovrebbe essere ancora fresca. Ve la faccio rivedere. Quindi la nostra goccia e inserisco. Ah, vi volevo dire che prossimamente creerò un gruppo, visto che ormai vanno così tanto di moda questi gruppi. E se avete piacere, vi farò vedere come realizzare sia il fiorellino della fragola che la fragola. Quindi proprio il fruttino. Se vi va, me lo fate sapere, farò un piccolo post e vi inserisco nel gruppo. Quindi facciamo queste tre divisioni e poi vi faccio queste piccole righine. Ah, vi faccio vedere pure poi come colorarla. Allora, chiudo questa nella pellicola oppure in un contenitore così di plastica. Ok, allora. Questi li togliamo. Aspettate che prendo un foglio di carta perché i pigmenti sono molto ricchi di colore e macchiano. Allora, come colori uso i pan pastel, questi. Questi sono i nomi. E per ogni tinta ovviamente utilizzo un pennello. Questo dovrebbe essere questo e questo non è questo. Potrebbe. Ogni tanto si confondono. Allora, vediamo un po'. A me piace colorare. Devo togliere queste scritte perché sennò non riesco a... Ok, così. Certo, la luce oggi non è proprio ottimale. Allora, vado a colorargli la base. In questo caso mi occorre di lasciare la punta un pochino più chiara. Però se volessi usare la tinta questa qui più scura, che non è neanche questo il pennello, potrei farlo abbinando le due sfumature. No, già non si vede un granché. Vedete? Si vedono le tre tinte. Allora rifacciamo. Guarda, faccio vedere la differenza, eh? Almeno ci provo. Ok, così forse ha messo a fuoco. Vedete? Zoom. Ok.
Ok, quindi un pochino di questo violetto sulla parte bassa. Non sono di molte parole, ragazze, quindi è per quello che io i video non ci metto l'audio. Poi c'è poco da dire. Cioè, si capisce anche semplicemente così, no? Però, se avete piacere, vi faccio ascoltare la mia voce. Per qualcuno potrebbe essere anche soporifera a quest'ora. Allora, questi boccioli fanno parte di questo fiorellino qui, che adesso vado a colorare così vi faccio vedere anche questo qui di fiorellino. Quindi questo bel fiorellino lo vado a colorare nell'interno, lo faccio molto più scuro. Vedete? Yes. Poi mi vado a prendere un colore chiaro, questo. Aspettate, ci facciamo spazio. E vado. Scaricatelo sempre perché sennò vi casca il pigmento sopra e fa un pasticcio. E andiamo. Vado sulla parte del retro perché così sporco di meno e poi vado un pochino sul davanti. Ovviamente io dopo su tutti questi fiorellini passerò uno spray, un fissativo per pigmenti opaco, perché altrimenti poi strofinandoci le mani, passando insomma un pennellino per spolverare la composizione, rischiamo di toglierlo. Vi ricordo solo di prendere uno spray, mazza, non metta a fuoco, uno spray opaco, non lucido. Ce la fai a mettere a fuoco? Eccolo, vedete? Così ottenete una bella sfumatura. Spero di esservi stati d'aiuto, almeno così in parte, nella colorazione, nel creare un piccolo bocciolo. Il gambo comunque poi lo vado a colorare anche questo. E niente, ci vediamo presto con un altro video. E se vi va di creare con me delle fragole, creerò un post e poi vi aggiungerò nel gruppo. Vi do un abbraccio e buona giornata. Ah, vi ricordo che quello sarà free, non a pagamento. Ciao!